praticamente come il sughero, dove però è possibile fare anche, oltre a rilassarsi e a bagnarsi in queste acque salatissime, anche correre la maratona del Mar Morto. Ci sono delle spiagge cristalline fatte completamente di sale, quindi il mare ha un colore veramente emozionante, come vedete da queste immagini. Adesso tutto quello che vedete, tutto il bianco che vedete appunto è proprio sale che si è agglomerato e si è unito in delle sculture naturali veramente fantastiche. E poi ci spostiamo a sud, siamo nel Mar Rosso, ad Eilat, nel punto più a sud di Israele, con a destra l'Egitto, a sinistra la Giordania e di fronte alla penisola arabica. Davvero un posto incredibile, con una barriera corallina che non ha nulla da invidiare ai Mar Rossi un po' più conosciuti. È possibile fare tante immersioni sia con le bombole che in snorkeling, spiagge rilassanti, attrezzate se si vuole, selvagge o meno selvagge, insomma davvero posti davvero incredibili. Poi la cosa bella è proprio di essere tra le braccia di Egitto e Giordania. Una slide giusto su quella che è la nostra campagna, che sono sicuro avete visto quanto abbiamo investito per cercare di spingere Tel Aviv e Gerusalemme, quindi in questo braccetto in offerta in Cities Break, 2 notti più 2 notti, cercare di far capire quanto Israele sia vicina, meno di 4 ore di volo dall'Italia, Tel Aviv e Gerusalemme che distano tra di loro soltanto 62 km, quindi meno di un'ora di macchina quando non c'è traffico. Davvero, in un weekend è possibile vivere delle esperienze diverse, molto belle, molto particolari. Ciò non toglie che Israele, si presta ovviamente anche ai tour classici, a dei tour che possono portare anche al nord, al centro, al sud. Avete visto quanti posti, davvero incredibili ci sono in Israele. Prima di lasciare la parola ad Elisa, vorrei che vi segnaste per piacere la mia mail, come è scritta esattamente, .gov.il finale, IL sta per Israele, purtroppo molti sbagliano, scrivono IT considerandola una T finale. Seguiteci anche nei nostri social, in Instagram, Facebook e YouTube, ma soprattutto scrivetemi perché in questi momenti è molto importante essere in contatto. Io sono, come molti di voi già sanno, un grande appassionato, mi fa piacere poter condividere le lezioni di Israele. Sto vedendo quanto in questo periodo di apparente stasi, apparente relax che stiamo vivendo un po' tutti, comunque quanto le cose stiano fermentando e lievitando. Quindi sono convinto che nel momento in cui si aprirà, e ci auguriamo che ci apriremo presto, sia in Italia che in Israele, il turismo riprenderà alla grande. Domani noi facciamo un webinar molto interessante in collaborazione con FTO e con uno startup specialist che si chiama Itai Green, proprio per approfondire su come la tecnologia israeliana potrà essere d'aiuto nel day after il coronavirus. Prendete in considerazione la tecnologia israeliana, l'avanguardia israeliana e soprattutto l'importanza che Israele ha e dà alla prevenzione in tutti gli ambiti. Quindi sicuramente nel momento in cui il mercato del turismo ripartirà, riprenderà, Israele sarà sempre più richiesta, essendo anche molto vicina all'Italia. Quindi tenetela in considerazione, tenetemi in considerazione e sappiate anche, questa è l'unica informazione basilare generica che do, il passaporto deve avere almeno 6 mesi di validità residua, Israele non timbra il passaporto, tutti i timbri, tutti i passaporti esteri, mondiali sono benvenuti in Israele. E altra cosa, il fly and drive è una cosa molto importante, è uno dei prodotti di punta, tra l'altro di Volo Online, è bellissimo muoversi in macchina in Israele. Non serve la patente internazionale se si ha la patente quella formato carta di credito che è già europea, se invece i vostri clienti hanno la patente formato cartaceo, quindi quella vecchia, devono avere la patente internazionale secondo la Convenzione di Vienna. Se avete delle domande scrivetele in chat,
Luca e Giorgio le stanno copiando, le stanno riscrivendo, perché poi alla fine discuteremo insieme, avremo un attimo di una sessione di domande e risposte, in modo che potremo approfondire anche le vostre curiosità. Io vi ringrazio, rimango comunque in stand-by in questo webinar, ascoltando adesso Elisa, a cui lascio adesso la parola. Grazie e ci vediamo dopo. Godetevi Gerusalemme. Grazie Pietro per questo tour che abbiamo fatto in Israele. Grazie per non aver anticipato niente per ora della bellezza di Gerusalemme e la vediamo insieme tra poco. Io sono Elisa Eterno, rappresentante per l'Italia Jerusalem Development Authority, quindi l'ente di promozione cittadina della città di Gerusalemme, una promozione per il mercato italiano che sicuramente riguarda la parte spirituale, ma soprattutto la parte culturale, la parte leisure di questa fantastica città che nella totalità della bellezza di Israele rappresenta senza ombra di dubbio una gemma, la perla di Israele. Gerusalemme che è molto cambiata negli anni e che nonostante riesca a mantenere il fascino, la magia, il misticismo di una città senza eguali, sicuramente ha visto negli ultimi anni, anche dal punto di vista del lifestyle, quindi della possibilità di aprirsi a diversi tipi di target, anche coppie, magari gruppi di amici, in questo momento offre divertimenti, attività e anche un calendario di eventi che vedremo fra poco, davvero ricco di sorprese nei 365 giorni dell'anno. Quindi, dicevamo, una Gerusalemme che si trova all'interno, quindi ovviamente non sulla costa come la cugina Tel Aviv, non si trova a grande distanza dall'aeroporto principale, l'aeroporto Ben Gurion, che è facilmente raggiungibile dalla città o con mezzi privati o i transfer organizzati dal tour operator, oppure anche per chi vuole maggiore libertà di spostamento, è possibile raggiungere la città dall'aeroporto tramite un collegamento di treno veloce che serve questa tratta due volte ogni ora nell'arco della giornata. Quindi davvero molto comoda, impiega il treno circa 25 minuti in macchina nei momenti in cui non c'è traffico, in una quarantina di minuti, tre quarti d'ora si raggiunge la città. È una città ovviamente nota per essere il principale punto di riferimento per le tre maggiori religioni monoteiste del mondo. E sicuramente ha questo fascino, questa magia senza uguali, che però si compone di tanti aspetti. Quindi, se la parte spirituale, culturale, religiosa è sicuramente una componente importante, in realtà poi i paesaggi, le colline, la possibilità di fare diverse attività come il Segway che vediamo in questa immagine, i mercati, oppure le gallerie d'arte, tanti spazi che nel corso degli ultimi anni sono stati dati a nuova vita, ad esempio la presentation, che faccio vedere tra poco un'immagine, rendono davvero il panorama di Gerusalemme un panorama molto molto ricco e molto variegato. Iniziamo a visitare in questo tour virtuale per il momento, ma come giustamente ha detto Pietro, speriamo davvero di poter tornare prestissimo a visitare il mondo in generale e visitare Israele e Gerusalemme. Iniziamo questo tour online, digitale, dalla Città Vecchia. La città vecchia rappresenta il cuore della città di Gerusalemme, è un luogo che davvero ispira meraviglia e non è assolutamente necessario essere credenti, essere fedeli per respirare il misticismo. Nel momento in cui si varcano le porte, dato che tutta la città, come vediamo, la città vecchia intendo, la città vecchia, come vediamo in questa mappa, è circondata dalle mura. E ci sono diverse porte che permettono l'accesso alla città vecchia. Appena si supera una di queste porte, davvero la magia, il sentimento, le palpitazioni, insomma, aumentano. Solitamente si entra dalla porta di Jaffa, che è quella che vedete in questa mappa,
a sinistra, a metà, quindi tra il rosa e l'azzurro, Jaffa Gate. Appena si entra, a sinistra si trova il quartiere cristiano, a destra il quartiere armeno, che si caratterizza ad esempio per delle botteghe di arte o dove gli artigiani lavorano la ceramica, molto bello anche per magari acquistare qualcosa di davvero tradizionale di questa zona della città. Proseguendo si arriva al quartiere musulmano e sulla destra il quartiere ebraico. Una delle cartoline più note della città, raffigura la spianata delle moschee che domina tutta la città vecchia, con ad esempio la cupola della roccia, quindi con anche la cupola dorata. Ci sono alcuni luoghi che assolutamente non devono essere persi nel momento in cui si visita la città vecchia, una visita che io suggerisco di fare sempre comunque con l'ausilio di una guida. Le guide in Israele riconosco non siano forse una delle voci di costo più economiche nell'organizzazione di un viaggio in Israele, ma assolutamente, almeno per quanto riguarda la città vecchia di Gerusalemme, vale la pena investire il budget in questo tipo di spesa. Prima di tutto perché in ogni angolo c'è qualcosa da scoprire, c'è qualcosa da vedere e poi comunque anche i luoghi da non perdere, come il quartiere ebraico, piuttosto che il muro occidentale, quello che noi conosciamo come muro del pianto, la spianata delle moschee, la Via Crucis, il Santo Sepolcro, sono tutti luoghi che meritano di essere raccontati e approfonditi attraverso appunto l'ausilio di una guida, anche perché la scoperta di Gerusalemme fa nascere tantissime domande, dubbi, ma anche banalmente sulla storia di questo stato. Una storia magari travagliata e che comunque ha visto nel corso dei decenni tanti momenti importanti. Quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda non è mai inutile, non è mai stupida, e davvero l'ausilio di una guida può aprirci un mondo che quasi non possiamo neanche immaginare. Qua alcune delle immagini della città vecchia, una città vecchia fatta soprattutto, come vediamo nell'immagine in alto al centro, di vicoli stretti, di colori molto caldi, di tantissima vita. La città vecchia è una città che è una zona della città che durante il giorno è animatissima, ha molti souk, tante bancarelle, tanti luoghi dove magari ci si può fermare per una spremuta di frutta, di arancia, dove si può sostare sui tetti delle case anche. Esistono degli spazi, delle piazze, sui tetti addirittura delle case. Quindi sotto ci sono per esempio questi percorsi, queste strade, e sopra ci sono degli spiazzi dove è possibile rilassarsi e riposarsi. La chiesa del Santo Sepolcro nell'immagine grande. Un altro modo per scoprire la città vecchia è farlo percorrendo la cinta muraria che, appunto, dicevo prima, circonda tutta la città. Ed è l'immagine che vedete al centro in basso. I Ramparts Walk sono questo percorso che segue le mura della città vecchia e dà l'occasione di vedere dall'alto la parte più vecchia, millenaria della città e all'esterno la parte nuova, la moderna Gerusalemme. Una moderna Gerusalemme fatta di colori, vita, bar, esperienza all'aria aperta. Gli israeliani amano stare all'aria aperta anche perché il clima glielo consente. Prima Pietro ha fatto un accenno al clima, io faccio un approfondimento su quello di Gerusalemme. Ricordiamoci sempre che si tratta di una città che si trova a circa 800 metri sul livello del mare. Questo significa che, benché ci troviamo in Medio Oriente, ci possono essere degli inverni freddi, freddini. A volte addirittura a Gerusalemme, sebbene un po' raro, però capita, può nevicare. Questo significa che è sempre bene guardare il meteo, suggerire ai propri clienti di verificare il meteo in procinto della partenza, proprio per riuscire ad avere anche l'abbigliamento necessario. È vero però che da marzo a novembre davvero la loro bella stagione è molto molto ampia e si può vivere il meglio della città. Nelle stagioni spalla, quindi la primavera e l'autunno, con delle temperature molto gradevoli, ma comunque abbastanza calde, durante l'estate in città fa caldo, ma proprio grazie a questa posizione, dicevamo, 800 metri sul livello del mare, diciamo che le estati possono essere un pochino più miti e magari un po' di venticello delle colline aiuta a sopportare questi gradi.
Quindi, vita all'aperto, bar, ristoranti durante buona parte del corso dell'anno. Queste sono alcune immagini della città.